gente ha fuori. Sì, che ne ho. Tante persone hanno un'innata propensione a... Ma no, aspetta, parliamo. Lo so, già comprato. Decidere noi al posto delle gite. Con qualche probabilità di pioggia nel fine settimana. La nebbia dovrebbe diradarsi in tarda mattinata e il cielo sarà sereno. Non è stato che mi ha presentato che l'ha conosciuto al mare. Senti il controllo del traffico aereo sul canale 9. Qui c'è un auto articolato in mezzo alla strada. Devo sapere se qualcuno ha già allertato. Sì, non abbiamo più nemmeno una... I will be by your side wherever you are. You are. You can always rely on this lullaby neath a blanket of stars. Home is where you want to be. So make your that far. Who'd have thought that so soon our love would bloom neath a blanket of stars. Il suo nome è Victor Fox, ma per legioni di ammiratori lui è semplicemente la Lodola di Lark. Champagne in una mano, il microfono nell'altra, la sua musica fa vendere milioni di CD. If you let me love you, it's for sure I'm gonna love you. E oggi è qui con noi a Buongiorno Chicago. Benvenuto, Victor. Sono felice di essere qui. Molto felice, anzi. Max! Sono Victor Fox è qui, è a Chicago! È qui la prima volta che venni in tournée in America. So che sei qui per uno dei tuoi famosi special natalizi. Sceglierai anche stavolta qualcuno del pubblico a cui dedicare un brano. Ah, sì, verrà scelto qualcuno in particolare. Sai, è sempre una grande emozione prendere una bella donna per mano, guardarla negli occhi e cantarle una canzone d'amore. Tesoro. Ah, Victor. Spero che ci seguiate, donne di Chicago, perché le prime cinque che chiameranno questo numero vinceranno un biglietto per partecipare in studio allo special natalizio di Victor. Chiamate subito. Sì, davvero, chiamate. Dove sta? Naturalmente io vorrei che ognuna di voi potesse partecipare, ma se non ci riuscirete, io canterò soprattutto per te. Pronto? È una delle cinque, attenda. Pronto? È una delle cinque, attenda. Pronto? È una delle cinque, attenda. Ah! Ce l'ho io fatta! Non saprei cosa rispondere. Intervistati, è un piacere, Max, che si rinnova. Ho preso la linea. Dobbiamo parlare, Grace. Meglio che mi sieda. Poi e non vorrei che il telefono mi cadesse e perdessi la linea. Ti senti bene? Ti vedo pallido. Non sono malato, dobbiamo parlare, Grace. Ma io devo restare in attesa per il biglietto. Sono solo cinque e io ne ho uno. È Victor Fox. Registra il suo special qui a Chicago, capisci? La Lodola di Lark. Devo parlarti del nostro matrimonio. E perché? Cose brutte. Mi devo preoccupare. Io non voglio più essere sposato. Pronto? Scusi per l'attesa e i complimenti. Mi dice il suo nome e indirizzo? Tu non vuoi più essere sposato. Non vuoi più esserlo con me? Non vuoi più essere sposato e basta. Pronto? Ho preso un appartamento in centro. Ti ho appuntato l'indirizzo esatto su questo foglio. C'è anche il nome del mio avvocato e il suo numero. Lo puoi chiamare, lui ti spiegherà come riscuotere gli alimenti. Ho aggiunto il nome di una brava terapista. Chiamala, si aspetta una tua telefonata.
Mi sono affidato a lei per un anno intero e mi è stata utile. Sei stato da un consulente matrimoniale. Scusa, ma non ci saremmo dovuti andare insieme? No. Per risolvere i nostri problemi. Eri tu il problema. Mi dispiace, non c'era intenzione, non era questo che volevo dire. Perché ero io il problema? Max, qual è questo problema? La mortalità. Un giorno dovrò morire. Stamattina ho visto un lavavetri qui sul palazzo di fronte. Fa uno dei lavori più rischiosi che si possano immaginare. Eppure, che vista. Io non sono più giovane. All'inizio mi assumerò piccoli rischi. Ma devo lasciarti, Grace. So che starò malissimo nel momento in cui varcherò quella soglia. Ma so anche che mi sentirò più vivo di quanto non sia ora. No, io questo non l'ho detto. Sono in ritardo? Scusami, ho dovuto lasciare pochi all'asilo nido. Sì, dall'asilo nido. Io devo riposare. Quello piange tutta la notte. A me manca il sonno ed è tutta colpa tua. Colpa mia? Tu cullavi Andrew tutte le sere quando era bambino. E lui cullava Pochi per farlo addormentare. Ora ci ha lasciato e io non sono capace a cullare Pochi come faceva lui. Che bastardo. Tanto ha fatto che ora Pochi si è viziato. Dovevi opporti al matrimonio. Non eravamo compatibili. Mi ha sempre detto che eravate molto compatibili. Sessualmente, ma non c'è altro. Da quando è nato il bambino poi è tutto finito. Sono gli uomini di questa generazione. Si rifiutano Scusi, di crescere. Non mi guardano mai. In compenso guardano sempre me. Cameriera! Ehi! Prendi Max. Quelli della sua generazione hanno capito che cosa vuol dire crescere. Voi da quanto siete sposati? Da 25 anni. E ancora vi amate tanto. Comunque la passione non è tutto, ne sono la prova io. Un'insalata di pollo da condire a parte e un caffè latte. Io pure. Lei pure cosa? Scusi? Lei pure cosa? Che vuol dire? Il caffè latte, l'insalata? Senta, mi scusi. Ehi, guardami in faccia! La tua scortesia è voluta oppure è ignoranza congenita? Scusi, non capisco. Scusi, non capisco. Adesso vuole fare la garbata. Hai trattato male mia suocera perché si vede che è una casalinga, che ti ricorda tua madre, che tu probabilmente disprezzi? O è magari il fatto che io sia nana a procurarti fastidio e insofferenza? Ma lo sai che ti licenziano se non ti comporti bene con lo sgorbio? Passo subito all'ordinazione. Perché non scatti una foto? Te la godi più a lungo. Hai ragione. È tutta colpa mia. Andrew ti ha lasciato perché l'essere padre lo spaventava. È stato sempre fifone, sin da piccolo. Io glielo dicevo. Tranquillo, tesoro, non c'è niente qui di cui avere paura. E lui non mi credeva mai. Perché non ci credevo nemmeno io. Ci sono tante di quelle cose di cui aver paura. Ci sono le guerre, i delinquenti, le malattie, l'inquinamento, la solitudine. Max mi Della maggior parte di queste non sei colpevole. Cosa? Ho sentito bene, hai detto che Max ti ha lasciato. Perché? Ha lasciato le sue mutande sotto il letto in maniera che i miei figli ne trovassero. Sapeva che qualcuno le avrebbe viste. Oh. Ma sta zitto, piantala! Ecco questo mi piace!
I produttori di Hollywood lo sanno bene. È un ottimo attore e un bravissimo sceneggiatore. Secondo te ha qualche chance? Forse quante ne avevano Edley Stevenson, George McGovern, Monday. Tutta gente che poi presidente non è diventata. Un presidente non deve arrendersi di fronte alle difficoltà. Certo, è questa la qualità di... E un presidente che venisse da Hollywood non sarebbe in grado di affrontare i grandi temi di oggi. Ha detto che doveva fare cose pericolose per sentirsi nuovamente vivo. Forse questo vale anche per me. Forse devo fare qualcosa di pericoloso anch'io. Sì, perché se lei mi conoscesse, si stupirebbe del fatto che la stia chiamando adesso. E se mi conoscesse... Se mi conoscesse, saprebbe che questa telefonata io la considero pericolosa. Perché lei potrebbe dire di no, o potrebbe umiliarmi in qualche modo. Ma almeno ho avuto il coraggio di tentare. C'è un altro biglietto? Vede, lei ha attaccato e così si è autoesclusa. Mi dispiace. La prego, lei non sa quanto sia importante per me vedere Victor Fox. Quel biglietto era essenziale per me. Era ossigeno, era un esile filo di speranza. Senta, io non posso prometterle niente, ma mi lasci nome e indirizzo. Tante volte... Grace... Beasley, 404 East Waker Drive, appartamento 2809, Chicago. Va bene, Grace. Devo lasciarla ora. Ma certo. Oh. Pronto? La signora Beasley? Sì. Sono l'infermiera Mills, c'è qui sua nuora, attenda. Grace! Modi, che è successo? Sono in ospedale. Ho avuto un attacco di panico mentre portavo Pochi al nido. Non di cuore, di panico. Anche se ho avuto paura che fosse il cuore. Qui dicono che devo convivere con il mio stress e che devo accettare il fatto che certi rapporti non durano. Aspetta. Modi, dov'è il bambino? Buongiorno, signora Beasley. Buongiorno, Kit. Allora, affari o piacere? Come dici? L'esaltante avventura di oggi. Ah, certo. No, vado solo a prendere mio nipote. Ah, molto bene. Signora Beasley, sa dell'allarme? Che allarme? È più un consiglio, in realtà. Lei non scenda dalla macchina. Cosa? Dove? Beh, se fai sottopassaggi e soprattutto non si fermi a parlare con i barboni. Perché? Che cosa hanno fatto? Non voglio farla agitare, vada. Ma tenga i finestrini chiusi, va bene? Arrivederci. Victor malinconico? No, no, niente tristezze, soprattutto ora che sei qui, Pochi. Victor romantico? Quando sarai più grande? Oh, Victor interpreta Dusty. I don't know what it is that makes me love you so. I only know I never wanna let you go. Started something, no, can't you see that ever since we met you had a hold on me? It happens to be true. What's true? I only wanna be with you. It doesn't matter where you go or what you do. I wanna spend each moment of the day with you. But look what has happened with just one kiss. I never knew that I could. Buono, non è niente. Sono solo fuochi artificiali. Oh, guarda che meraviglia. È un buon segno, Pochi. Troveranno un biglietto extra e Victor canterà per me. Così Max mi vedrà in televisione e alla fine tornerà da me. Anche tua madre vedrai starà meglio e ti verrà presto a riprendere. Ogni cosa si sistemerà. È un segno del destino. Oh!
Andrew! Scusami, mamma, non ti volevo svegliare. Ti ho lasciato un biglietto, c'è scritto che porto via Pochi. Dove lo vuoi portare a quest'ora di notte? Tranquilla, l'asilo nido apre alle 5. Ti prego, Andrew, lascia Pochi qui da me. Avanti, almeno finché Modi non si sentirà meglio. No, non è una buona idea, non lo lascio. Sono la nonna, non ti fidi? Non voglio che gli succeda niente, capisci? Ho bisogno di stare tranquillo. E starà al sicuro all'asilo. Sì, ma la vita non è solamente stare al sicuro. Forse hai ragione tu. Buongiorno, Chicago. Con Tina Gold. Bentornati fra noi. Oggi pomeriggio alle 4, queste 5 fortunate signore saranno in prima fila fra il pubblico che assisterà alla registrazione dello special natalizio di Victor Fox. Per quale di loro Victor intonerà la sua serenata? Aver vinto quel biglietto è una delle più grandi gioie della vostra vita. Sì. Avrò quel biglietto. Avrò quel biglietto. Il biglietto arriverà. Signora Beasley, ho una busta per lei. Grazie. Sì. Stanno piazzando lo sgabello. Lo champagne. Sì. Don Perignon del 67. O Crystal del 92. Quando non riescono a trovare il Don. Una volta ha bevuto il Moët, successe a Guam. Dopo capirai, a Guam. In una flutta di cristallo Waterford. Sì, sicuro. Ma sì, che hanno capito? Senta, lei ha delle fantasie su Victor. Le ha. Sì, va bene, ho capito. Ma questo c'è il problema del sindacato. Il sindacato non può pretendere che adesso lui c'è. Ci penso io. Signore e signori, un momento d'attenzione, prego. Per una circostanza non preventivata, Victor Fox non sarà con noi. Perciò non abbiamo altra scelta che rimandare la registrazione dello special. Ne siamo molto dispiaciuti, vi preghiamo di accettare le nostre scuse. Lo show verrà comunque riproposto in altra data. Conservate il biglietto e controllate il giornale per conoscere il giorno prescelto. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I should. Victor Fox in You Were Always On My Mind. I suoi ammiratori sono in lutto e sotto shock dopo il ritrovamento del suo cadavere oggi pomeriggio nel sottopassaggio di Lakeside. Vi ripeto la notizia. Victor Fox è stato trovato assassinato oggi a Chicago, probabile vittima del serial killer noto come il Balestra Killer. Maggiori dettagli nell'edizione delle 6. You were always on my mind. You were always on my mind. Presto, corri, aiutami! Maybe I... Oh, spero che ci andiamo a schiantare! Grace, non dire frasi del genere davanti a me! Io devo sentire solo cose positive! Sono una brava mamma! Ma senza di lui ora che faccio? Sopravviverai! Certo, hai vissuto con lui per 25 anni, ma sopravviverai! Vissuto con chi? Max! Ma non Max! Victor Fox! È stato ammazzato dal Balestra Killer! Stai scherzando, spero! Ehi, non sei pazza! Accidenti!
avanti! Guarda che casino! Si muova! Forza, non ti fermi! Va bene, va bene! Guarda quegli idioti! Levatevi! Non mi interessa, non potete passare. Dovete restare dietro la linea gialla, chiaro? Signori, un po' d'ordine perché... Andiamo a vedere i fiori che hanno deposto. Rendiamogli omaggio. Coraggio, Grace! Per chiudere un capitolo! Permesso, permesso! Levatevi di mezzo! Muoviti! Scusi. Vienimi dietro! Mi scusi. Via dalle palle, disabile. Andiamo a berci una cosa. Occhio al gradino. Là c'è un bar. Seguiti. Muoviamoci, dai. Un momento. Avanti, sbrigatevi, forza. Forza. Calmati. Fa dei respiri profondi. Che cesso di locale. Perché ci sono fiori anche qui? Victor è stato qui poco prima di morire. L'ho servito io stesso. A quale tavolo era seduto? Non era... Era qui, al banco, con un vestito di lustrini. Che cosa ha bevuto? Una Guinness. Allora voglio sedermi qui al banco, dove era lui, e bere la stessa cosa. Anch'io. Questo è il boccale che ha usato. Ve lo vendo a $15. Ah, andiamo, $15! Con la scusa ne avrà venduti un centinaio. Io lo voglio. Oh. Era una brava persona. Ha detto che la birra inglese è la migliore, più qualcosa sui preservativi. E che vivere nella paura non è divertente. Che cosa ha detto? Vivere nella paura non è divertente. E poi è uscito. Lasciatele riposare. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. La gente lo dirà a bassa voce, ma ce ne daranno la colpa. Chicago sarà la città che ha ucciso Victor Fox. Non sarà mai più come prima. Blowing soft against the window. And make believe you love me one more time. For the good times. Io vado al suo funerale. Sarà in Inghilterra. Allora andrò in Inghilterra. Perché? Com'è che hai detto? Per chiudere. E non puoi chiuderla qui, hai pure il boccale. Il funerale ci sarà a giorni. Io parto stasera. Come sarebbe parto stasera? Grace! Grace! Ehi! Aspetta! Tu non ci vai in Inghilterra! Hai appena subito un trauma! Due traumi! Tieni, respira nel mio sacchetto! Wise men say fools rush in. Mi scusi, canto quando sono agitata. Non fa niente. E poi lei ha una bella voce. Grazie. Da ragazza sognavo di fare la cantante, sa?
Che sciocca, eh? No, non è vero. Io sognavo la stessa cosa, pensi un po'. Perché il comandante non ci dice niente? Ci dovrebbe rassicurare. No, a me fa piacere un po' di turbolenza. Mi fa ricordare che sto volando. D'altro canto, quando è troppo è troppo. Signore e signori, è il comandante che vi parla. Mi scuso per gli inevitabili scossoni. So che alcuni di voi sono in apprensione e sperando di tranquillizzarvi un po' è con piacere che cedo il microfono all'ospite che ho qui in cabina, la grande Julie Andrews. Va tutto bene, credetemi. Presto ne verremo fuori. Getting to know you, getting to know all about you, getting to like you, getting to hold you like me. Julie Andrews in cabina di pilotaggio. Dio ti ringrazio. You are precisely my cup of tea. My cup of tea. Getting to know you. Bene, tutti insieme, più forte ora. Amore, coraggio, canta. When I am with you, getting to know what to say. Lark piange il suo figlio prediletto. Mai pentirsi, mai dimenticare il dono ricevuto dall'alto, amore incondizionato. E vorrei scrivere questo su un biglietto. Dunque, mai pentirsi, mai dimenticare. Oh, mi dispiace tanto, credo che abbiano già usato questi versi. Controllo sul mio libro. Sì, ho paura di sì. Senta, ho un'idea. Forse chi ha scritto quella poesia mi permetterà di pagare per metà la sua corona. Ha il suo numero di telefono. Posso chiamare e chiedere? Non è tanto corretto. Beh, questo è un momento tragico. Nei momenti tragici le regole possono cambiare. È vero. Beh, ci provo. È pronto? E qui è il negozio di piante addobbi floreali di Lark. No, nessun problema. Sì. Sì, andava bene la carta di credito. No, c'è una donna che vuole pagare metà della sua corona. Beh, io non saprei dirle perché... Ci posso parlare? Vuole parlare con lei. Pronto? Lei non è di qui, dovevo immaginarlo. Non può comprarsi una corona per conto suo. Beh, difficile che abbia versi belli come i suoi. È suo anche il necrologio sul giornale di oggi. Ah. Ecco... Mi ha colpito profondamente. Vede, io, che al mondo esistesse l'amore incondizionato, me l'ero scordato e quando ho letto i suoi versi mi sono resa conto che era quello che sentivo per Victor Fox e per i miei figli e per mio marito una volta. E io non la conosco, perciò questo le sembrerà strano, ma solo quando ho letto le sue parole io ho capito perché sono qui. Qui all'Ark sono venuta, seguendo un impulso, come se avessi qualcosa da fare o da scoprire. E lei ora in qualche modo c'entra. Sarà un onore per me offrire la corona insieme a lei. Oh, davvero? Sì, perché lei è completamente pazza. Non mezza pazza, completamente. E
La morte di Victor è stata pazza e inutile, come lei. Sopra scriva solo con amore, Grace. Fossi in lei da uno come quello, mi terrei alla larga. Come faceva Fox a sopportarlo? Conosceva Victor Fox? Viveva con lui. Era il suo... il suo devoto cameriere. Che cosa vuoi, nonnetta? Sei tu, D.S. Chi? D.S. Ah, vuoi Dirk Simpson? Penso di sì. E chi sei? Sua madre, una parente? Sono mamma. Dice che sei morta. Di a Dirk che ero morta, ma che adesso sono viva. Tu non sei mia madre. Tu invece eri il cameriere di Victor Fox, non è vero? Il cameriere di Victor? Ma certo, questo sono da sempre un cameriere. Lo vestivo la mattina, lavavo le sue mutande, giusto? Parcheggiavi la macchina. Parcheggiavo la macchina? Ti confondi, tesoro. Victor non aveva macchine, andavamo in limousine. Non riesco a seguirti. Sei solo una delle tante frustrate con la fissa per Victor che adesso gettano mazzi di fiori puzzolenti sul mio bel prato, che telefonano per rivelarmi penosi dettagli delle loro vite insignificanti, che mi mandano foto dei loro corpi decadenti rendendo il mio inferno ancora più doloroso! Via dalla mia proprietà, scialba donnetta americana, o chiamo la polizia! Non è la tua proprietà! Sei un abusivo! Uno squatter! Uno squatter?! Victor Fox mi ha lasciato questa casa, la terra e tutto quello che lui possedeva! No, io non ti credo! Sei un bugiardo! Ah, va a rifarti una vita! Cameriere senza stile! Vita senza scopo! Shit.
Lei è un'amica di Dirk. Per carità, e non immagino come quel villano possa averli degli amici. Oh, ne ha diversi invece, e si sono insediati nel cottage di famiglia di Victor Fox. 3 sono ora i sorci che lì dentro si sono annidati. Lei è un'amica di Victor? Io gli volevo molto bene. La prego, mi perdoni, sono Nola Fox Worthington, la sorella di Victor. Sorella di Victor? E non sono l'unica, aveva 3 sorelle. Eccoci, state giù. Sono Lynette Fox Moore e suo marito Barry Moore. Buon pomeriggio. Molto piacere. Lieta di conoscerla. Hey là! Dai, cammina. Lei è Harriet Fox. Harriet viene appositamente dal Sudafrica. Salve. Io sono la piccola. Grace Beasley. Oh, gradisce una tazza di tè, Grace. Oh, volentieri. Sì. Ah, sì, venga con noi, sì, abbiamo qui la Bentley. Grazie. Tu guarda questa casa. Ho dei porci dentro casa! Porci! Devo fare tutto io! Victor! Che idiota! Ho un picnic! Ho un picnic! Victor con un cavallo! Oh. Oh. Sì. Fa vedere, passo! Ma guarda! Oh, che bel bambino! Quanto era dolce. Oh, questa me la ricordo. Anche questa. Oh, ma guardalo. Ha sempre avuto la vena artistica? Che intende per artistica? Il talento. Sì, Victor è sempre stato talentuoso. Normale. Normale. Giocava a rugby, calcio, cricket. Ma se odiava lo sport, preferiva la danza? Oh, la balera, la discoteca, sì. Ci andava per conoscere le ragazze. Oh. Donne. E che seduttore che era. Che maschiaccio. Ma era davvero carino. Eravamo molto uniti. Uniti come possono esserlo un fratello e una sorella. Tanto uniti che ha cercato di soffocarla quando aveva 2 anni. Salutare rivalità fraterna. Come in ogni normale famiglia numerosa. Normale? Siamo cresciuti in questo cottage tra le amorevoli cure dei nostri genitori. Sì, abbiamo avuto alti e bassi, non ci sono mai mancati problemi, non so, violenze domestiche, abuso di droghe. Come in ogni normale famiglia numerosa. Normale? E non tollero l'idea che quel degenerato stia in casa nostra. E quindi non è vero quello che ha detto? Che cosa ha detto? Lui ha detto che... Victor gli aveva lasciato la casa. È grottesco! Non c'è neanche un testamento. Perché lasciare una casa da 1 milione di sterline a un cameriere? Non c'è stato un domestico peggiore di lui. Lei come reagirebbe, Grace, se un giorno un suo dipendente si trasferisse a casa sua dopo la sua morte e pretendesse di aver intrattenuto una perversa relazione con lei? Io non ho dipendente. Sì, ma se ne avesse... Che genere di perversa relazione? Non pensarci neanche, Nola. Dirk sostiene che Victor e lui sono stati amanti per oltre 10 anni. Amanti? Sì, esatto. Vuole dire che Victor era... Sì. No! Victor Fox, l'idolo di milioni di donne di tutto il mondo, era un pederasta! Pederasta! Noi vorremmo trasformare la sua casa in una sorta di museo. In un monumento al vero Victor. A Victor, per come ce lo ricordiamo. Una Graceland qui a Lark. Come fa a cavarsela? In che senso? Con i suoi impegni. Lei è una donna in carriera. Come fa senza dipendenti? Beh, faccio tutto da sola.
Ma lei cosa fa esattamente? Lavori domestici. Cosa? Domestici? Ma non è in pratica, voglio dire... Intende dire che lei fa la casalinga? Noi pensavamo che fosse una discografica, che facesse parte del mondo dello spettacolo. Che cosa ve l'ha fatto pensare? È americana. Allora quali erano i suoi rapporti con Victor? Non ho mai conosciuto Victor, ma l'ho amato da morire ugualmente. Oh, ho preso il tè insieme a una sua fan. Cacciala subito via, Barry. Lasciale almeno finire il tè. Quanti altri rospi dovrò ancora ingoiare? Ho appena confidato le mie pene a una raccoglitrice di autografi. Cacciatrice. E ora hanno messo la musica di Victor. Sono senza tatto. Non è di Victor. Questa è Tom Jones. Riconoscerò la voce di mio fratello quando la sento, no? Tom è molto bravo, ma non sarà mai Victor. Dici che non so riconoscere la voce di mio fratello? È lui che canta la sua voce! Veramente, è Tom Jones. Ho messo io il CD, ecco perché lo so. Oh! Stronza! Grace. Oh, la prego, accetti le mie scuse. Non so perché ho accettato l'invito di Nola a prendere il tè. Io... forse era solo curiosità. Voglio dire, siete la famiglia di Victor. Accetti le mie scuse, invece. Nola purtroppo è molto certo, turbata. Certo, è naturale. Suo fratello è stato ucciso in maniera davvero orribile. Beh, per dirla tutta, non si vedevano più da 20 anni. Grace, io non sono solo il marito di Lynette, sono l'avvocato di famiglia. Il biglietto. Oh. Vede, noi ci troviamo in una posizione difficile. Il signor Simpson non parla con noi. Non parla con nessuno. Lei è la prima persona a cui ha aperto la porta. Accetterebbe di essere la nostra rappresentante dietro compenso, sia chiaro. Usi la sua influenza con lui. Lo aiuti a capire qual è il nostro punto di vista. Beh, ma io non ho alcuna influenza sul signor Simpson. Mi ha sbattuto la porta in faccia. Ah, ma prima l'aveva aperta. Io credo che l'ascolterà. Ne ricaverà una congrua buonuscita e non deve far altro che scomparire. Scomparire? Niente interviste, memoriali, diari o pubbliche ammissioni di aver avuto rapporti segreti con Victor che non ha avuto. Ci aiuti a convincerlo che è tempo di mollare e guardare avanti. E se non volesse mollare e guardare avanti? Abbiamo il piano B. Aspetteremo che esca di casa e lo faremo trattenere abbastanza a lungo da cambiare le serrature. Trattenere? Non è... Non sarà pericoloso. Non lo farò io, lo farà un'altra persona. Il biglietto ce l'ha. Se dico questo, lo dico con il massimo rispetto per la mamma. Credimi, papà. Ma dovresti mandarla a fare delle cure. Cosa? E dove? Alle terme? In pacchi di fango e bagni sul furo. Scherziamo, per essersi presa una vacanza. No, non ho detto alle terme. È in vacanza. Che diresti lei ora se uno decidesse d'aiuto di far ricoverare te? Non sta tanto bene con la testa. Pronto? Pronto, Max? Grace, dove diavolo è sei? Lei. È lei. Sono in Inghilterra, Max. Lo sai bene. E in Inghilterra, ma dove? È un paese molto grande. Beh, non direi proprio, Max. Niente in confronto agli Stati Uniti. Grace, qui c'è tutta la famiglia. Sappi che non mi riconquisterai mai spendendo tutti i miei soldi in un paese straniero. Max, mi serve assistenza legale. Assistenza legale? Assistenza legale? Certo, te l'avevo detto che è fuori di testa. In che modo hai infranto la legge? Che cosa hai combinato? Beh, diciamo che mi trovo nella casa di una celebrità defunta. Sei entrata in casa di Victor Fox? Cosa ha fatto? Cosa? Silenzio, zitti, ascoltate. Ma forse è anche giusto che io mi trovi dove ti ho detto, perché in fondo ho avuto una relazione di lunga data con questa celebrità. Tu sei pazza. Vada un dottore immediatamente. Ora, la famiglia della sfortunata celebrità... Scusami, Grace, è della famiglia di Victor Fox che parliamo? È di Victor Fox la casa? Parliamo di Victor Fox? Sì. E che cosa ci fai dentro casa sua? Non mi riferivo a me. È tutta una cosa ipotetica. Allora, chiamiamo questa persona D.S. Chi è D.S.? Beh, ecco, lui... Lui può essere come può non essere... Potrebbe o meno essere stato per Victor Fox... l'amante omosessuale di Victor Fox. Bisogna rintracciare il numero. Grace? Sì,
se Victor è morto senza fare testamento e D.S. sostiene che gli ha lasciato la casa verbalmente, essendo lui l'amico particolare di Victor. Grace, sei grande! Ha qualche chance di tenersi la casa? Grace, dammi il certo tuo numero. Certo che può tenersi la casa, perché non dovrebbe avere niente. Victor poi gliel'ha promessa. Non è così semplice, senza testamento. Liberace! Il suo autista ha fatto causa e ha vinto. Sì, ma c'erano le prove di una relazione importante di lunga data. Ah, vuoi dire che deve esserci una qualche prova scritta? Sì. Conti bancari a due firme. Il nome sulla bolletta proprietà del telefono, cointestate, qualcosa documenti. Con entrambi. Ma perché sto discutendo di questo con te, Grace? Voglio che torni, capito? E non lo dico per me, voglio che torni a casa. E se non salirai su un aereo immediatamente, sarò costretto a vendere tutto quello che possiedi per pagare i tuoi debiti. Venderò i mobili e... Complimenti. Venite qui! Cosa c'è? Ci hai preparato la colazione. È un buon segno, Dirk. Il tuo primo passo verso non la guarigione. Non sono stato io! Che cos'è questo suono? Ho aperto il rubinetto dell'acqua calda! Ed è uscita acqua calda! Dirk, l'hai aggiustato, eh? No! Io chiamo la polizia. Che fretta c'è? Lasciala almeno finire di dosare il prato. Forse dovremmo invitarla a entrare. Magari ci prepara un dolce. Non la sento più. Per avere l'acqua calda ci vuole energia. La caldaia è uguale a quella a casa dei miei. Solo che qui bisogna metterci la legna, non lo sapevi? Ti vorrei pagare. Per cosa? Per il lavoro fatto e mandarti via. Io non me ne voglio andare, voglio aiutarti. Quanto? Ah, molto, Dirk. Non toccarmi. Dirk, è meglio che torni dentro. Barry, l'avvocato, ha uomini decisi a tenerti lontano da casa. Non mi ha spiegato in che maniera, ma non credo che intendano offrirti una tazza di tè. Lo sapevi che vogliono trasformare la casa in una specie di museo? Noi ne abbiamo uno a Chicago dedicato ad Al Capone. Un oltraggio alla sua memoria, se così possiamo dire. Ascolta, mio marito, ex marito, e insomma lui è avvocato, e dice che ti servono prove del rapporto con Victor. Lettere d'amore, conti cointestati. Senti, te lo chiedo per cortesia, anche se sei una psicotica. Ti prego, vattene. Lasciami soffrire in pace. Non ti voglio né in cucina né sul prato. Torna subito dentro, Dirk, ti becchi un bel abbraccio. Senti, se c'era Victor, sai che cosa ti succedeva? Ti avrebbe fatto arrestare. Victor Fox odiava le donne. E tu che cosa ne sai? Oh, non l'hai ancora capito! Vattene prima che ti ferisca. Sai, se Victor era gay! Era un frocio, una checca, un finocchio! Ma per tutta la vita ha dovuto fingere di essere un amatore eterosessuale per poter vendere la sua musica alle massaie di mezza età, sole, represse come te. E odiava la cosa, odiava tutte voi. Odiava la sua vita fatta di falsità. L'unico che abbia mai amato sono io. Sono buoni i tuoi pancake. Non dovevi trattarla così. Non era come le altre, Dirk. Era come una vera madre. Sapeva cucinare. Fuori di qui! Non vi voglio più vedere! Via! Te la caverai al funerale senza di noi! Non ci andrò al funerale! Ma ci devi andare, te lo sei scordato! Come dimostrerai che avevi una storia con lui se non vai neanche al suo funerale? E devi fare una sceneggiata! Ti devi gettare sopra la bara! Dirk! Dirk! Alla fine!
fine non ti resterà niente! Niente casa! Niente soldi! Niente! Sarà come se tu non fossi mai esistito! Sei un perdente, Dirk! Niente! Avevamo la situazione in pugno! Era fatta! Avevamo vinto! Che stronzo! Ciao, ragazzi! Volete una bella tazza di tè? Sì, grazie, volentieri! Noi... Lasciatemi! Non potete! My mind. You were always on my mind. Ti offrirei del vino, ma l'ho finito tutto. Sciroppo per la tosse? No. Busto, ciliegia. No, grazie. Come ti chiami? Grace Beasley. Di Chicago? Sì. Scusa. Preparati. La camera della madre di Victor. Victor e le sue sorelle qui non potevano entrare. Qui è dove mamma Fox veniva a stare da sola, con le sue bambole. Il guardaroba della madre. Qui dentro c'era il suo abito di chiffon rosa e il falso diadema di brillanti. Victor si intrufolava qui di nascosto quando la madre era fuori, si metteva i suoi vestiti e giocava con le sue bambole. Le disse che era gay a 16 anni. Lei se ne diede la colpa e lo fece ricoverare in un ospedale psichiatrico. Terminata la cura, lui tornò a casa. Aspettò che i genitori uscissero. Rivenne qui e spaccò tutte le bambole con quelle sue mani delicate. La cameretta di Victor. Scoperto ciò che le aveva fatto, la madre lo scacciò. Gettò via tutti i suoi giocattoli e gli riarredò la stanzetta. Un salto indietro nel tempo, a quando aveva 8 anni. Fu come azzerare i ricordi. La famiglia in pratica finse che fosse morto e di lui non parlò più.
Victor non andò al funerale della madre, ma lei comunque gli lasciò la casa. E lui l'ha conservata com'era, in sua memoria. Si sedeva su quella sedia, a fumare la pipa. Con addosso l'abito di chiffon rosa e il falso diadema. No! Eh sì. E visti i fatti, non credo che la casa possa diventare un museo. Tu che dici? Oh. Dicono che sono un perdente. E Victor, allora? Voleva rivelarsi. In America, durante un talk show. Ti immagini, a 55 anni, trovare il coraggio di dire al mondo chi sei veramente? E invece finire con il cuore trafitto da una freccia. Che ingiustizia. Come l'hai conosciuto? La sua voce. Volevo che cantasse le mie canzoni. Sono... Ero un autore. E così, una volta lo seguì fino allo studio di registrazione. Gliele feci sentire. Mi disse che non avevo il minimo talento. E mi invitò a cena. Quello che Max disse a me. Cosa? Era la nostra seconda uscita. Gli dissi che volevo fare la cantante. Ah, sì? E lui rispose che non gli sembrava realistico. Perché ero troppo dozzinale per avere successo. È l'adulazione che ci ha fregato. Avevo 25 anni. Lui 45. Era allegro. Generoso. Alcolizzato. Con la mania depressiva, egocentrico, infedele. Terribilmente infedele. Ho già detto allegro? Sì. Allegro, infedele bastardo. Tanto che non passava settimana senza che mi mettesse le corna. Ma lui diceva: Dirk, con gli altri faccio sesso. Ma con te faccio l'amore. Amore incondizionato. Cosa? La tua frase. Oh, sei crudele. Ero ubriaco quando l'ho scritta. Era meglio masochismo incondizionato, perché questo era. Non credo nell'amore incondizionato. Cos'è? Tagliami le orecchie e rubami tutto. Ti amo comunque. Sì, e anche di più. Di più? Non sei tenuto a riamarmi. Dio, che darei per uscire e andarmi a bere una cosa. Sono chiuso qui da giorni. Spegni quella luce, la vedranno. No. Non riesco a trovare il mio buco. Quale buco? Quello che ho fatto nella tua siepe. Ah. È così che sono entrata. Senti, è vero che si canta tutti insieme nei pub inglesi? Oh no, è una cosa che avrei letto su qualche guida. È vero invece che pestano i finocchi. Forse non dovremmo andare. Cosa? Dimenticavo che mi odiano. Questo perché sei rude. Rude? No, scusa, sai cosa vuol dire essere gay in un piccolo centro? Sì, lo so. No. Mia nuora Modi è nana. Ah, cosa? È nana. Lei sì che è diversa. È molto più diversa di te. La gente la fissa dovunque vada. Ah. D'accordo, ho perso. Ha vinto la nana. Ritenterò la sorte. Vuoi scherzare, tesoro? Io non ci salgo. Oh, dai, cammina. A piedi è lontano. Mio fratello e io andavamo sempre in bici in due da piccoli e lui non è mai caduto dal manubrio. Dal manubrio? Osa, rischia. Seduti accanto al fuoco, un brindisi a Victor. Vedrai che nessuno si accorgerà che siamo entrati. Non significa che mi fido di te. Dai, faremo come nel film Butch Cassidy, quando lui e lei vanno in bicicletta insieme. Oh, io sono Paul Newman, tu invece sei la bella Catherine Ross. Che fine faceva nel film Catherine Ross? Cadeva dalla bici e si rompeva l'osso del collo. Gocce di pioggia su di me. Tienila dritta! Guarda la strada! No, atteggiare, no! Reggiti, c'è una discesa! Fammi scendere!
rallenta! Frena! Frena, frena! Allora ti piace? Non è divertente? Rallenta! Santo cielo! Che significa santo cielo? I freni non funzionano! No! No! Smettila di farla vacillare! Adesso ride! Noi stiamo per morire! La pazza ride! Li senti? Stanno cantando lì dentro! Che sta succedendo là fuori? Signora Benedetta! A Victor. A Victor. Di solito non sei così. Voglio dire, sto conoscendo una persona che neanche tu conosci. Eh? Se mi avessero detto venerdì che domenica sarei stata qui, non ci avrei mai creduto. Mm? E dove sarai domani? E chi diventerai? Ah, non lo so. Il problema è che lo sai. Sarai a Chicago in attesa che tuo marito torni a casa. Sarai Grace Beasley ancora con la tua vita senza scopo. Grace, o questa tua piccola avventura significa qualcosa, o è solo un'altra storia che un giorno racconterai all'ospizio. Significa qualcosa, Grace? Eh? Ha un senso? Non so cosa significa. Beh, io sì. L'ho capito nel momento in cui sei entrata in casa mia e mi hai costretto a mangiare. Tu vuoi contare qualcosa? Stai tornando alla vita, ma non è abbastanza. Un viaggio in Inghilterra non ha mai riportato in vita nessuno. Questo è solo l'inizio. Ora noi andremo a Chicago, daremo la caccia al balestra killer e lo assicureremo alla giustizia. E c'è di più. Le tre sorelle, voglio giustizia anche lì, devono soffrire. Voglio vendetta. Comunque, è tutta colpa tua. Colpa mia? Tu mi hai ispirato, Grace, con la tua determinazione. Hai rifiutato il giudizio negativo espresso da tutti su cosa saresti potuta diventare se avessi avuto più coraggio. Grazie. Mi hai indicato la via. Non posso più nascondermi. Devo tornare ad essere Dirk Simpson ed essere fiero di lui sempre. Con la vendetta non riavremo Victor. No, ma riavremo noi stessi. E come? Iniziando a contare. Ma ci sono altri modi per avere peso. Grace, se io ero il cameriere e tu eri la moglie, vuol dire che non siamo esistiti per tanto tempo. Chiedo scusa. Tu sei il cameriere? No. Sì. Cioè no. Sono stato il suo amante. Per oltre 10 anni. Dirk. No. Lavavo la sua biancheria, gli stiravo le camicie ogni tanto, ma al di là di questo ero il suo compagno. Coraggio, che cosa vuoi dire? È lui! Alla memoria di Victor Fox! Sì, alla memoria! Fox. A Victor! Un grande che ci ha...
Tu di emergenze, fra poche ore c'è il funerale. Io ero il devoto cameriere di Victor. Fagli leggere. Visto cosa dice? Victor Fox e il suo devoto cameriere. Sono venuto a vedere se è vestito in modo appropriato. È vestito in modo appropriato. Sua sorella ha scelto un magnifico abito beige per lui. Beige? Era un cantante, non era un ragioniere. Era allegro. Scandaloso. Gay e molto esigente in fatto di indumenti sepolcrali. Lui odiava il beige. Quello chi è? Oh, lei è il mio avvocato, Penny Mason. Molto piacere. Io mi auguro di non vederla in tribunale. Portano il feretro verso l'altare, seguiti dalla famiglia che dimostra un'ammirevole compostezza in questo giorno tristissimo. Grazie tante d'essere venuta. Victor l'amava da quando era ancora un ragazzo. Oh, anch'io. Oh, mi dispiace tanto, che tragedia. Oh, le mie più vive condoglianze. La bara è sull'altare adesso, per espresso desiderio della famiglia. Ora verrà aperta. Tutti potranno così dare un ultimo sguardo al volto di Victor Fox, l'allodola di Lark. Le sorelle Fox sembrano sopraffatte dal dolore. Nola Fox si è appena alzata in piedi e si dirige ora verso la bara del fratello. Dove è stato ucciso Victor? Si vede da qui? No. È sotto il livello stradale. Stasera è meglio riposare. Cominceremo domani. Cos'è questo suono? Il vento.
Avevo un lettore e dei CD che coprivano questo suono. Rumore di cavalloni, ruscello gorgogliante, ranocchi. Ti voglio bene, Grace. Anch'io te ne voglio, Dirk. Chi è, uno stallone? È un gigolo? Me lo fai provare? Oh, che fisicaccio! È bellissimo! E io che pensavo che al massimo avresti riportato una foto del Big Ben. Modi, Dirk è gay. Cosa? È gay. Andiamo di bene in meglio. Benvenuto a Chicago, Dirk, attraente maschio confuso. Modi, ci serve un consiglio. Segui il tuo cuore. Impedisci che la comune definizione di normale castri la tua vita sessuale. Ama un giovane, alto, gay, britannico, se è questo quello che vuoi. No, ci serve una pistola. Un'arma, perché? Dirk stava con Victor Fox, è stato a lungo il suo compagno. Ecco, noi vogliamo dare la caccia al balestra killer per farlo arrestare. Ho pensato che fosse meglio dirtelo chiaro e tondo. Sei cambiata, Grace. Ci serve stasera. Una pistola piccola che entri nella mia borsetta. Vuoi dire una pistola tipo questa? Oh mio Dio! E quella da dove esce? Andrew lo sa che ce l'hai. Ah, ma certo, sveglia, Grace. Lo sai quanto è paranoico. Me l'ha comprata lui dopo la nascita di Pochi, insieme ai pannolini. Posso vedere? Qualcuno di voi ha mai sparato prima d'ora? Perché indossi quel ridicolo impermeabile? A Venezia un dicembre rosso shocking. Film disgustoso e offensivo su una nana psicotica in impermeabile rosso che tagliava la gola alla gente. Oh, mai sentito nominare. Non importa, ma nessuno si metterà contro una nana in impermeabile rosso. Che ore sono? 3:30. Facciamo una sosta. Caffè? Grace. Sento odore di caffè. Ne vuole un goccio? Grace. Grace. Oh, salve. Un po' di caffè? Si voleva proprio una cosa caffetta, sai? Sento più freddo. Vieni qui spesso. Prego. Prosciutto e formaggio. Ascoltate. Per favore. Scusate, posso farvi una domanda? Ci porto io. Qualcuno di voi sa dove si trovi? O l'identità?
del balestra killer. Quel bastardo! Quel bastardo! Quel bastardo! Quel bastardo! Bastardo! Perché l'hai nominato? Quel bastardo ha ucciso Bill! E ha ucciso Alice, povera vecchia Alice, cantava sempre. È vero, cantava sempre. Non era Alice che cantava, era Bill! Era Alice! Era Bill! Era Alice! Forse cantavano tutti e due! E tu che ne sai? Noi cattureremo il balestra killer. O s'arrende con le buone, oppure lo cancello dalla faccia della terra. No. Dei vendicatori ufficialmente autorizzati dai barboni. Ho visto qualcosa. Che cosa c'è? La polizia! Oh, signore! Dirk, bacia con passione Grace. Cosa? Ho una pistola in tasca, passeremo dei guai. Penseranno che siete amanti, bacia. No. E allora bacia me. No, io non bacio nessuno. Oh, oh, oh. Ehi, hai visto? Cosa? Ricordi il film Un dicembre rosso shocking? Che cosa fate qua sotto? Mi ero appartata col mio ragazzo. Dirk. Buonasera, agenti. Lei è il ragazzo di questa signorina? Lo sono. E lei cosa fa? Niente, io li guardavo. Conosce queste persone? No. Sì? Niente di grave. Porto abusivo d'armi. Se hai portato pochi per svergognarmi, non funziona. Non avevo precedenti, l'hanno classificato come reato minore. Oh, sei mancato tanto alla mamma. Che vuoi fare? L'udienza ci sarà la prossima settimana. Ti faranno pagare una bella multa. Nessuna accusa invece per te, Grace. Per... Dirk. Quello è Dirk. Grazie dell'aiuto, Max. Oh, no. Dobbiamo parlare, Grace. Hai venduto i mobili? No, no, ero molto arrabbiato. Sono tutti nel mio appartamento. Senti, posso invitarti? Ti offro la colazione. Noiosa non lo sei più, Grace. Ero io che volevo fare cose pericolose. Tu invece in due settimane vai in Inghilterra, dai la caccia a un killer, ti fai arrestare, fai nuove amicizie. Io sono solo riuscito a cambiare appartamento. Pensa, devo ancora svuotare le valigie. Io non voglio il divorzio. Dirk, Grace è mia moglie e lotterò con te per lei. Mi rendo conto di essere stato un perfetto idiota. Ed è per questo che ti chiedo di lasciare Dirk. Max, tesoro, ho paura che tu... Oh. Sì, ma devi considerare, Max, che... Guarda, Max, Grace è la mia donna ora. Grace, lo so che è giovane e carino. Oh, grazie. Ma
Noi siamo stati tanti anni insieme. E credo che due persone come noi, con un vissuto così felice dietro le spalle e poi ancora tante belle cose da fare, non ha senso gettare tutto al vento, no? Insomma... quando ci siamo conosciuti, faceva tanto freddo. E tu mi hai prestato la tua sciarpa. E poi quel minuscolo appartamento a Milwaukee, il mio primo impiego. How far would I travel to be where you are? What is the distance from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? Non vuoi più stare con me. Non fa niente. Max! Max! Ha bisogno di me. Ha lottato per me. Nessuno aveva mai lottato per me. Le chiavi del mio appartamento. È stata lì, davanti ai nostri occhi, sempre. Che cosa? La ragione per cui ha scelto Victor e i perdoni. Non c'è una ragione. Puoi restare lì quanto desideri. Sono inglese e mi serve una pistola. Oh, è carina, Max. Beh, non la sento a casa mia. Sai che mi piacerebbe fare? Che cosa? Vorrei cantare. E allora canta. Sul serio? Mi è mancata la tua voce. Mi ha sempre dato fastidio, ma devo dire che ne sento la mancanza. Oh no, io non intendevo dentro casa. Io voglio cantare in pubblico. Vuoi dire per la gente? Sì, la paura c'è, ma sì. In un bar. Tu quindi vuoi cantare nei locali? All'inizio sì. In seguito, chi lo sa, in fondo tutto è possibile. Sono d'accordo che tutto è possibile, ma non è molto realistico, no? Mi spiego. Non sarebbe stato meglio tentare questo genere di carriera anni fa, quando eri più giovane? Così avresti avuto maggiori possibilità e più tempo per non fallire. Sì, ma la voglia di rischiare non la conti, Max. No, io penso che abbiamo già corso i nostri bei rischi. E comunque, per pochi che siano, per me sono anche troppi. Allora... tu vuoi tutto. Ma differente. Thank you.
Ciao, è la segreteria di Andrew e Moody. Ci siamo rimessi insieme, sì? Per quelli che dubitavano che il nostro fosse un matrimonio benedetto, vaffanculo. No, troppo duro. Ciao, io sono una dea e lui è tornato strisciando per implorarmi in ginocchio. Pronto? Moody. Grace. Secondo te, perché il killer ha scelto Victor? Grace, si parlava di chiudere. Beh, chiudi ora. Dirk dice che c'è una ragione. E che è stata sempre davanti ai nostri occhi. Ha incontrato un folle, ecco la ragione. Poteva toccare a chiunque. Ma non era uno qualunque, era Victor Fox. Più due barboni. Abbiamo quello che volevamo, Grace. Io ho riavuto Andrew e tu hai Max. Dovremmo essere felici e pensare alla nostra vita. Sì, ma Dirk... Tornate nel letto, Grace. Qualsiasi cosa ci fosse fra te e Dirk è finita, è... Hai ragione. Ho quello che volevo. Giusto. È il canto! Cosa? I barboni, ricordi che hanno detto che i due di loro uccisi cantavano sempre? Forse cantava anche Victor. Uccide tutti quelli che cantano. Cerco di attirare il balestra killer. Pensavo che avresti cantato. Dove hai preso quella pistola? Come ti sei vestito? È di Victor, ma aveva un abito identico la sera che è morto. Dirk, così ti farai ammazzare. Sai lui che cosa diceva? Una vita nel terrore non vale la pena di viverla. Non era così. Come sarebbe non era così? Lui diceva: vivere nella paura non è divertente. Non è divertente? Sì, varrà anche la pena, ma non dai, è divertente. Dai, Victor, non avrebbe non mai detto una cosa del genere. Non è meglio uscire di qui, sì, dal caso che io so che l'ha detta. L'ha sentita un barista. Max ti ama? È una domanda semplice, Grace. Ti ha detto che ti amava? A suo modo. Bene. Allora vattene. A differenza di voi due, io ho delle paure da vincere.
L'assassino! Dirk, ce l'hai fatta! E adesso? Non lo so, non pensavo che abboccasse. Non muovetevi, può colpire solo uno di noi alla volta. E chi sarà? Ce l'hai tu l'abito coi lustrini? Restate uniti! Grace, è meglio non stare troppo vicini a Dirk. Moriremo per colpa mia! No! Io ti conosco. Cosa, tu conosci? Sei quella che ballava col bambino. Vuoi dire Pocky? Mi hai visto insieme a mio nipote? Ma chi sei? È vero, io ti conosco. Sei quello che lava le mie finestre. Vedere te e il bambino danzare mi ha fatto ripensare a mia madre e al bene che mi voleva. Cresti qualcosa? Sì. Non verrai amato minacciando la gente con la balestra. Tu! Ah! No! Siete anche voi come tutti gli altri! No, non è vero! Guardaci, ti sembriamo uguali agli altri! Non lo siamo! Siamo come te, non amati, ignorati! Io non sono ignorato, leggi i giornali, Befana! Certo, sei famoso, anch'io che sono inglese e ho letto di te. Riconosco quella giacca. No, 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 ce l'hanno tutti, in Inghilterra va di moda, le strade scintillano! Tu e il bambino che musica sentivate, che canzone era? Era una canzone di Victor Fox. Non volevo fargli del male. Mia madre aveva tanti suoi dischi. Ma andava in giro da solo e cantava, e quando cantano mi fanno pensare a mia madre e divento triste. E devo fargli smettere. Qual era la canzone che cantavi al bambino? Cosa? Era I Can Smile Without You. Mia madre la cantava sempre quando ero piccolo. No. Era quella? Sì, era quella. Sì, era quella. Sì. Com'è che faceva? Cantatela per me. Feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile without you. You came along just like a song and brightened my day. Who'd have believed that you were part of a dream? Now it all seems like years away. Now you know I can't smile without you. I can't smile without you. I can't laugh and I can't sing. I'm finding it hard to do anything. You see, I feel sad when you're sad. I feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile without you. Oh.
pace. Sarà così. Victor Fox, tu lo conoscevi? No! Bugiardo! No. Cantante no. Bugiardo! No. No. La pistola! No, riprendila! Sì. No. Pronto? Max. Grace, dove sei? Sono con Dirk. Dirk. Siamo al pronto soccorso. Non posso stare al telefono. In che ospedale? Vengo subito. No. Max. Voglio discutere del nostro matrimonio. Del matrimonio? Mi dispiace, Max. Io ti amo. Ti ho sempre amato. Ma non ho mai preteso che tu lo dicessi a me. Non era una clausola. Perché avevo troppa paura della risposta. Adesso è una clausola. Non mi sta bene. Simile ma differente. Che sia differente. Ma io non so se sono capace di essere differente. Io
Trova il modo. Abbiamo letto di loro e li abbiamo visti in televisione, ma chi sono questi tre in realtà? Vi prego, aiutatemi a dare il benvenuto agli eroi che hanno fermato il balestra killer di Chicago, Grace Beasley! Modi Beasley! È questa l'accoglienza che ricevete nelle ultime settimane? Wow! Sì, assolutamente da wow, Sally. Ben detto! Vai, Dirk! Bravo! Modi? Sì? A un passo dalla morte, completamente disarmata, tu sei riuscita ad eliminare il balestra killer usando un telefono cellulare. Per te deve essere stato un momento epico, no? Alla Davide e Golia. Ad essere sincera, Sally, l'ho tirato per la disperazione il telefono. Le pile ti si scaricano sempre nel bel mezzo delle telefonate che contano. A voi, amici, non succede? Ecco perché sono stata felice quando la Sprint PCS mi ha offerto il suo nuovo rivoluzionario telefono portatile. Con pile che durano 5 giorni in stand-by, adesso io sono sicura. Dovessi venire aggredita da un altro maniaco con balestra, che la mia chiamata arriverà. Dirk, tu hai perso l'amore della tua vita, però poi in prima persona hai voluto vendicare la sua morte. Certo che sei un bel macio, di quelli che agiscono e non devono chiedere. Ti amo, Dirk! Sei bellissimo! È finita ora? La tua vita continua? Beh, ho la fortuna di avere degli amici. E devo dire che le sorelle Fox mi hanno dato molto sostegno dopo la morte di Victor. Per questo le ho invitate qui stasera. Nola, Harriet, Lynette, per favore alzatevi così tutti potranno vedervi. A voi le tre amabili sorelle di Victor Fox. Bravo! Grazie. Non ce l'avrei mai fatta senza di loro. Tra l'altro mi hanno generosamente offerto la casa di Victor. No! Sì! Ma è meraviglioso! Che bella notizia! La trasformerò in ostello per i giovani gay costretti ad andare via di casa per l'intolleranza delle famiglie. Sono sicuro che Victor avrebbe approvato. Anche le sorelle Fox so che la pensano così. Noi amiamo la gioventù gay. Grande avventura, eh? Abbiamo letto e sentito tante cose su di te. Cos'altro c'è da dire che non sia stato detto? Veramente, io qualcosa da dire ce l'avrei. Signore, come si chiama lei? Mi chiamo Max Beasley e sono il marito di Grace, l'ex marito. Oh... D'accordo, Max. Che cosa volevi dirci? Non molto, in realtà. Soltanto che vorrei sentir cantare Grace. Grazie, Max. Grace, abbiamo una sorpresa per te. Sei pronta? Oh, mio Dio. Signore e signori, il grande Barry Manilow! Se ti posso accompagnare al piano? No, signore e signori, Grace Beasley, sempre più amazing Grace. You see, I feel sad when you're sad. Oh,
stars can't smile without you. You came along just like a song and brightened my day. Who'd have believed that you were part of a dream? Part of a dream. Now it all seems like years ago.